Ciao a tutti! Allora, innanzitutto voglio raccontare questo, no? Ho comprato questo, tilapia, che è il mio pesce preferito, no? E come praticamente prendi una sogliola, però non è piatta, è a forma di pesce, poi non lo so, non l'ho mai vista. È a forma così. Comunque, di solito io compro quella lì normale, no? Congelata, senza gusti, niente. Invece, però non ce l'avevo, ho preso questo qua. Ho aperto! E così, colato, sono un formaggio! Ma che brutto! Questo sarebbe, cioè, sarà tilapia pura, però l'hanno tagliata proprio male. Cioè, se non vi avessi detto cos'è questo alimento, avreste mai detto un pesce? Sembra un pezzo di formaggio, non so. Fai vedere, importante. Rimuovere il filetto da plastic bag. Rimuovere dalla confezione di plastica prima di cuocere. Vabbè, questo è abbastanza ovvio. Cuocere il filetto con le spezie. Ah, ho già capito. È pieno di spezie americane che poi vi dirò. Ma dai! Uno vede la figurina così bella e poi è un parallelepipedo. Va bene. Bando alle ciance, abbiamo una puntata ricchissima di stronzate, no, ricca di cose molto belle. Innanzitutto vi racconto sta storia del mio capo, casualmente. Praticamente c'era il suo ex marito, ex fidanzato, non lo so, no? Che è andato in un mercato delle pulci e ha comprato delle cose, degli ori, a buon prezzo. Ovviamente, voi vi spiego ovviamente cose, no? Poi dopo li ha rivenduti su eBay. O le ha rivenduti non so dove. Però quella roba lì era roba rubata, no? E lui ovviamente lo sapeva, perché voi che vai al mercato dei pulci trovi della roba bella che costa niente. Lui la comprate ben sapendo che poteva essere roba rubata e le ha rivenduti. Se non che i veri proprietari hanno riconosciuto la merce. Poi non so se era eBay, magari era un'altra cosa, per un caso i proprietari hanno conosciuto la merce, chiamato la polizia, hanno arrestato lui. No, cioè, perché vabbè, è ovvio, no? In tutti gli stati sarebbe illegale rivendere della merce rubata, ma non è che l'ha rubata lui, no? Però lui sapeva che era rubata, oppure anzi non è che sapeva, però lo poteva intuire. Se c'è un braccialetto Rolex, orologio tempestato di diamanti a $50, non è che può essere nuovo, non può essere, sarà una roba così, no? Rubata. Comunque lui ha fatto finta di niente, ha fatto ognori, l'ha rivenduta, è finito in prigione con l'accusa di ricettazione e poi lo volevano accusare anche per furto, no? Adesso non so come è andata a finire, semmai domani chiedo al capo. Comunque, perché questa è una storia ormai avrà più di 6 mesi, no? Comunque è andato in prigione. Dopo ha chiamato casualmente il mio capo è esperto in tirare fuori le persone di prigione, no? Infatti mi devo memorizzare il suo numero di telefono, nel caso. Perché come vi ho già spiegato, non è che te dici, oh, c'ho i soldi, no? Prendimi il portafoglio, secondino, prendimi il portafoglio, che pago la cauzione e esco. No, ti deve venire uno a prendere. E deve pagare la cauzione. E poi non so come funziona bene, poi allora niente, è stato arrestato, devo andare al processo. Poi non ho capito bene come funziona il sistema. Cioè, ti mettono in prigione, ok. Poi vai subito davanti al giudice e lui ti fissa la cauzione. Da quello che ho imparato dalla NBC, no? Ad esempio, quelli che ho detto della NBC che vanno a casa delle bambine, la cauzione è di $50,000 l'uno, un sacco. Comunque, però, se c'hai i soldi puoi uscire, no? Poi, però dopo devi ritornare davanti al giudice. E lì dopo ti devi dire se è colpevole o non colpevole. Poi l'avvocato, obiezione, accolto. Così, poi non ho capito come funziona. Molto bello. Allora non so che è successo lui, però sicuramente l'avranno condannato, almeno per ricettazione. E basta. Questa è una storiella lieto fine molto bella, che... Parliamo di altre cose adesso. Mi è arrivato l'extension pack. Ho un offertone questo qua, no? Questo c'ha 92 strumenti musicali per GarageBand
E voi direte, quanto l'hai pagato? $150? Come... No, costato un pochino, $30 su eBay. E guardando il manuale di istruzioni, c'è la ditta che è italiana. Cioè, qua c'è scritto fatto in Gran Bretagna, però c'ha le istruzioni qui in italiano. E poi vi posso dire di più, che ve lo consiglio, no? È Active Corso Italia 149 Gorizia Italy, no? Comunque è molto bello, c'ha 92 strumenti, maggior parte non mai sentiti, Moog, lo so, adesso quelli lì diranno, voi dire, oh Moog, cosa insulti il famosissimo sintetizzatore degli anni 70, non lo so, ma io non l'ho mai sentito, no? Comunque ne ha alcuni belli, c'ha la Zampogna, famosissimo, cioè in discoteca dove vado c'è sempre la Zampogna, wow, no scherzo. C'ha con la musa molto bello, il violino molto bello. Fatemi dire. Il violino sembra veramente un violino, c'ha il tremolo, c'ha tutto, no? E l'ho comprato su eBay. Invece se avessi preso quei jam pack della Apple, magari qualità ultra fantastica, però $99 su quella che sono nel risparmio totale, che sto mettendo via i soldi per comprarmi la casa Leopard, non lo so. Poi ha solo strumenti, il loop intanto non è che faccio canzoni. Poi c'è un sacco di Hammond, c'è l'Hammond Drive, Hammond Classic, Hammond Halo, Hammond House, Halo Jet, Halo, Babo. Aspetta, faccio un pezzo al piano. Farò l'imitazione di Ray Charles. Non si sentirà niente, ovviamente. Vabbè, la ce l'ho. Bellissimo. Aspetta, questo però sente male. Sente poco. C'ho un Hammond potentissimo. Ci mettiamo allora. Rock. Aspetta adesso. Poi vabbè, basta imitazione, dato non si sarà sentito niente. Ho fatto sentire delle note fantasticissime. Poi la cosa bella è le trombe mi piacciono, voglio dire, perché c'hanno proprio la tromba come fa che fa anche il trombone quando fanno tipo elefante, no? Lo faccio sentire se lo trovo. Trill, questa è la tromba. Poi faccio sentire il trombone eroico. Vabbè, questa è classica musichetta che si fa quando si ha la tromba. Quell'altro che avevo. Non ce l'ho con l'orchestra, questo mi dispiace molto, perché io sono un organista di fama internazionale. Non lo trovo. Ah, questo? Ah, non è questo. Ah, questo. Mi ricordo che c'era questa trombetta sempre alla corrida quando andavano via. Quando mi sentiva questa. Bellissimo, sentivo sempre la corrida. E basta, poi c'è organ pipe. Questa.